Parliamo del premio internazionale Satirion per l'archeologia, giunto alla 25ª edizione, riconoscimento all'impegno e al valore scientifico di chi attraverso l'archeologia ha nobilitato la storia del nostro passato. Un giusto e doveroso omaggio all'archeologia nel nome di Satirion, l'antica Saturo, culla ed origine di Taranto e della futura civiltà magno-greca. E di questo premio internazionale voglio parlarne insieme alla presidente della Pro Loco di Leporano, Antonella Falcioni. Eccoci qua, buongiorno, benvenuta Antonella. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora, questo è un premio internazionale, insomma, il significato ha un grandissimo significato. Ci vuole spiegare qual è l'obiettivo di questo premio e come si svolgerà appunto la serata di venerdì 13 settembre. Certo, allora siamo alla 25ª edizione di questo premio unico nel suo genere, in quanto vede la premiazione di professionalità, archeologi che si sono distinti per il loro lavoro di ricerca e di scavi sul territorio, ma anche a livello nazionale, per farci rivivere la storia antica anche in chiave contemporanea. E devo dire che il premio si articola in due sezioni. Una parte che vede la premiazione di queste personalità individuate da un comitato tecnico-scientifico costituito dalla Soprintendenza di Taranto, dalla direttrice del museo e funzionari però dell'archeologia, che quest'anno ha individuato in ex aequo tre eminenti illustri archeologi: Aldo Siciliano, che è il presidente dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia, Francesca Radina, già funzionario presso la Soprintendenza Archeologica delle Arti e Paesaggi di Bari e anche direttore del Palazzo Fini di Bari. E poi una menzione speciale invece a Christian Greco, che è direttore del Museo Egizio di Torino. Ecco, questa parte si svolgerà come se fosse un talk, una vera e propria conferenza all'interno della manifestazione. Poi nell'ambito della stessa serata abbiamo previsto dei riconoscimenti a personalità molto legate al territorio tarantino, personalità che danno lustro al nostro territorio, come ad esempio l'imprenditrice Marzia Barbaglione, che con la sua azienda e il suo marketing diciamo ha reso internazionale un'azienda leader del territorio proprio leporano. Il compositore e chitarrista Egidio Maggio, che porta avanti un progetto denominato Musica nei vicoli, proprio per far conoscere gli aspetti più segreti, più nascosti, ma anche più comuni del nostro territorio tarantino. Ad esempio, un riconoscimento a Barbascura X, che è un divulgatore scientifico tarantino, grande talento, e l'archeologa Chiara Marchetti. Chiara Marchetti è una ricercatrice dell'Università di Roma che è legata al Parco Saturo perché ha portato avanti per anni gli scavi archeologici in questo territorio. Cui diciamo che ci fa proprio attraverso i reperti ci farà rivivere quella che è la storia magno-greca del Parco Saturo. E una menzione speciale invece sarà erogata, sarà diciamo destinata all'illustratore Massimiliano Aurelio. Questo è un premio che noi daremo in memoria di Massimiliano Aurelio perché è venuto a mancare pochi mesi fa ed è un illustratore tarantino che lavorava a Milano di fama internazionale. Assolutamente. Quindi, insomma, una serata da non perdere, quella del 13 settembre alle ore 20:30 presso il Castello Muscettola di Leporano per il premio internazionale Satirion per l'archeologia. Antonella, io la ringrazio per essere stata mia ospite qui in Partecipiamo Taranto. Un buon lavoro a tutti e a presto.